Buonasera team dei Cecchini e benvenuti in questo nuovo video. Io sono il Cecchino perché dentro sono ancora piccino. Il video che andremo a fare oggi riguarderà il calciomercato invernale. Però prima di cominciare mi raccomando, spolliciate come tanti Cecchini, commentate e condividete il video, ma non perdiamoci in chiacchiere e cominciamo subito. Vamos! Come precedentemente detto, adesso andremo a esaminare il calciomercato invernale. Il primo giocatore in lista è ovviamente Kevin Prince Boateng, uno di quei giocatori che non ha mai pace nelle squadre in cui va. Solamente due squadre hanno avuto la fortuna di averlo per ben 2 anni e sono il Milan che l'ha avuto dal 2010 al 2013 e lo Schalke 04 che l'ha avuto dal 2013 al 2015. Ma non contento, nel 2015 Kevin Prince Boateng è tornato al Milan fino al 2016, ovvero per solamente 1 anno. Dal 2016 al 2017 è andato all'AS Palmarès, dal 2017 al 2018 è andato all'Eintracht Francoforte, dal 2018 al 2019 al Sassuolo e adesso è andato al Barcellona. C'è da ricordarsi un bellissimo gol che Kevin Prince Boateng ha fatto proprio al Barcellona. Se volete potete tranquillamente andare su YouTube e andarla a vedere. Ma adesso continuiamo con gli altri giocatori che hanno dato pure molto molto da parlare. Il prossimo giocatore che verrà esaminato quest'oggi è Gonzalo Higuaín, un giocatore che si è girato ultimamente moltissime squadre: River Plate, Real Madrid, Juventus, Napoli, Milan e ora al Chelsea. Che dire su lui? È un giocatore che a me personalmente non ha mai affascinato, solamente nel periodo in cui è stato al Napoli, ovvero il suo periodo migliore. Maurizio Sarri gli ha creato una posizione congeniale in cui lui si è trovato perfettamente a suo agio. Alla Juventus si è assegnato pure moltissimo, ma non è mai arrivato ai 32 gol che aveva fatto col Napoli. È stato mandato al Milan perché Cristiano Ronaldo era arrivato alla Juventus. Gonzalo questa cosa non l'aveva mai accettata, gli erano state fatte delle promesse non mantenute dal Milan. Lui già al Milan era arrivato molto svogliato, non ha mai dato quella carica che tutti noi milanisti ci aspettavamo. Infatti, quando lui ha deciso di andare al Chelsea, tutti noi milanisti ci siamo rimasti molto male. È veramente delusi perché pensavamo che lui potesse stravolgere il Milan e portarsi in Champions League. Ma perché lui ha fatto questa scelta? Perché nel suo cuore c'è rimasto sempre e solo un allenatore, ovvero Maurizio Sarri, che adesso allena il Chelsea. Maurizio ha chiesto con grandissima insistenza Gonzalo Higuaín al Chelsea per essere anche lui salvato da una posizione veramente brutta. Cosa ho da dire su questo giocatore? Solo una cosa: apprezzamento perché un giocatore che rimane legato solo a un mister è veramente da apprezzare. Certe cose mi sono capitate solamente nella scuola calcio, di vedere dei bambini legati così tanto al mister, al punto che quando il mister lo sgridava si metteva a piangere. E adesso la stessa cosa l'ho vista con Gonzalo Higuaín, quindi da un lato sono molto offeso, molto triste per la decisione che ha preso, ma dall'altro c'è profondo rispetto perché anche a 30 anni i giocatori riescono a legarsi così tanto ai propri maestri, perché Maurizio Sarri non è solo un allenatore, ma è un maestro di vita che ha insegnato a Higuaín a diventare il campione che è adesso. Ma non perdiamoci in chiacchiere e procediamo con un altro straordinario giocatore. Il prossimo fenomeno è un calciatore straordinario che voleva pure il Milan, ma era stato detto no, ormai è troppo grande, non avrà più quella bravura, quella velocità e quella tenacia che aveva qualche anno fa. Questo giocatore si chiama Luis Muriel, che è andato alla Fiorentina. Tutti pensavano, vabbè, ormai questo giocatore è finito,
ormai non farà più tutti i gol che ha fatto un tempo, benissimo. È andato alla Fiorentina e solamente in una partita ha fatto due straordinari gol. In velocità ha fregato il tempo al giocatore suo avversario, si è involato verso la porta e ha fatto gol. Ma qual è una delle cose straordinarie di questo giocatore? Che nonostante abbia fatto due gol, ha chiesto scusa alla Sampdoria, che era la sua ex squadra. Ancora, ragazzi, esistono dei giocatori che rispettano la squadra che li ha consacrati, e secondo me è una cosa straordinaria. Luis Muriel farà ancora in questa Serie A un sacco di gol perché sembra veramente rinato questo giocatore. Non ho niente da dire, solamente tanto di cappello e augurargli una stagione veramente straordinaria. Questo è Luis Muriel. Chissà in questa Serie A se continuerà a fare così bene. Andiamo avanti e parliamo di altri giocatori perché la lista non è ancora finita. Siete pronti? Vamos! Continuiamo parlando adesso di Mauro Icardi e la sua consorte Vandanara, che aveva messo in subbuglio tutti i tifosi interisti per una sua possibile cessione alla Juventus, che ovviamente non è avvenuta perché è stato confermato l'accordo tra Icardi e l'Inter per altri 2 o 3 anni. Quindi tutti gli interisti adesso possono stare tranquilli che il loro fenomeno non li abbandonerà nemmeno quest'anno. E adesso procediamo con gli ultimi 2 fenomeni. Direttamente dal Flamengo è arrivato al Milan niente poco di meno che Lucas Paqueta, un giocatore che è stato paragonato per bravura e classe al nostro carissimo amico Riccardo Cacà. Già si è fatto notare contro il Genoa prendendo un bellissimo palo, facendo una bellissima bicicletta e chi lo sa, noi tifosi milanista aspettiamo ancora le sue giocate e chi lo sa, magari proprio contro il Napoli farà il suo primo gol in Serie A col Milan. Per concludere questa classifica dei 6 giocatori più importanti di questo calciomercato invernale c'è Christopher Piontek, direttamente dal Grifone, direttamente da Genoa, e approvato dal Milan ieri sera questo fenomeno che solamente nel girone di andata ha fatto 13 gol su 19 partite, a una sola distanza da Cristiano Ronaldo. Adesso sabato sera alle 20:30 ci sarà la sfida tra due polacchi, tra Arkadiusz Milik e Christopher Piontek. Vediamo chi la spunterà tra i due. Questa era la mia classifica. Poi ovviamente voi potete essere in accordo o in disaccordo. Mi raccomando, nei commenti scrivete cosa ne pensate di questa appunto classifica del calciomercato. Ragazzi, il video si conclude qui. Spero sia stato di vostro gradimento. Mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete e iscrivetevi e fate anche iscrivere amici vostri. Il vostro carissimo amico Gechino vi saluta e vi dà appuntamento a un prossimo video.